Ciao a tutti da Steamard.com, quest'oggi andiamo a fare un breve video unboxing delle nuove cuffie da gaming di Marvel, le HG8956. Come possiamo vedere dalla parte frontale della confezione abbiamo un'immagine del prodotto, alcune sue funzionalità e alcune sue caratteristiche tecniche. Inoltre abbiamo questa piccola parte in plastica trasparente che ci permette di osservare il prodotto prima dell'acquisto, ovviamente se lo acquistiamo in negozio fisico. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, troviamo alcune didascalie sul prodotto che ci spiegano alcune sue funzioni e inoltre varie tabelle scritte in varie lingue sulle sue caratteristiche. Nella parte laterale troviamo le sue caratteristiche tecniche che illustreremo più avanti nel corso di questo video. E nell'altro lato invece abbiamo un ulteriore scorcio sul prodotto. Apriamo la confezione, dove troviamo le cuffie e l'unico oggetto in bundle che è il manuale di installazione rapida. Poi ecco qui le cuffie. Allora, come possiamo vedere, le cuffie presentano una colorazione nera con alcuni inserti in colore rosso, come ad esempio il cavo e il rivestimento interno dei padiglioni auricolari. Allora, queste cuffie hanno un particolare tipo di archetto, diciamo un archetto sospeso, quindi abbiamo una doppia struttura, una sovrastruttura rigida che dà compattezza alle cuffie e una struttura sottostante che poggerà sulla nostra testa. Allora, l'archetto superiore è rigido, in plastica ma rivestito in gomma, mentre la parte inferiore è rivestita in semipelle e leggermente imbottita per assicurare un buon comfort durante l'utilizzo. Non dobbiamo regolare l'archetto a seconda della nostra testa, in quanto l'archetto è flessibile, come possiamo vedere, quindi si regolerà automaticamente in base alla forma della nostra testa. Inoltre, sulla parte in semipelle è impresso il nome del prodotto HG8956 e il logo Marvo Scorpion. Per quanto riguarda invece i padiglioni auricolari, abbiamo che nella parte esterna abbiamo una plastica ruvida, quindi non soggetta, molto grezza, ma non soggetta a ditate, graffi e polvere. Abbiamo alcuni inserti in color metallizzato come il logo Marvo e questa piccola parte. E inoltre abbiamo questa griglia circolare che si vede ben poco in video, però in realtà si vede abbastanza bene, che si illuminerà tramite un LED installato al di sotto di questa parte, che si illuminerà in vari colori, purtroppo non regolabile tramite software. Poi abbiamo sul padiglione sinistro abbiamo il microfono, purtroppo non regolabile, fisso, ma per fortuna di piccole dimensioni. Non è regolabile il gain del microfono, ma questa rotella serve rossa, serve solo a regolare il volume in cuffia. Per quanto riguarda l'altro lato è uguale, tranne che non è presente il microfono. Per quanto riguarda invece la parte interna, quindi l'imbottitura, come possiamo vedere offre una buona imbottitura rivestita in semipelle, mentre al suo interno abbiamo un rivestimento in tessuto anidrotape di colore rosso. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di queste cuffie, abbiamo un altoparlante, diciamo, di 50 mm di diametro che presenta una sensibilità da 20 a 20.000 Hz e per un'impedenza di 32 ohm. Quindi non è necessario acquistare una scheda audio dedicata preamplificata per far funzionare al meglio queste cuffie, ma basterà la nostra scheda audio integrata nella scheda madre. Inoltre il microfono invece ha una sensibilità da 5 a 15.000 Hz. Per quanto riguarda invece il cavo che troviamo che accompagna questo prodotto, abbiamo un cavo di generose dimensioni, infatti non solo di diametro,
largo, in quanto, come possiamo vedere, è davvero spesso, ma anche di lunghezza, in quanto è 2,3 metri, più anche qualche altro centimetro per quanto riguarda la parte finale. Il cavo è davvero spesso, come abbiamo detto, e presenta un tipo di rivestimento in plastica trasparente più esterno, in treccio di tessuto intermedio e in gomma rossa in quello più interno. Per quanto riguarda invece la parte finale, abbiamo una biforcazione dove troviamo il connettore audio, il connettore microfono e il connettore USB non placcato in oro che serviva per alimentare solamente i LED presenti all'interno dei padiglioni auricolari. Quindi per questo video di unboxing possiamo dire che è davvero tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta presente sul nostro sito web www.streamhard.com. Quindi dallo staff di Streamhard un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!